Buonasera a tutti, scusate il ritardo, spero che diciamo, le nostre scuse vi siano già pervenute. La prima cosa che voglio fare è ringraziare con tutto il cuore l'amico Fausto De Martis e gli organizzatori di questo incontro, perché so quanto impegno hanno messo perché oggi ci si possa trovare qua riuniti. Due parole, 7 minuti. Mi era stato detto di fare una nota introduttiva, ma evidentemente questa parte è già stata effettuata. Cosa posso dirvi? Sì, il contributo che io ho offerto in questo libro riguarda uno dei temi più recenti, una delle minacce più gravi che incombono sulla vita umana al suo inizio. Si tratta della cosiddetta contraccezione di emergenza o contraccezione post-coitale. Voi capite che sto parlando delle cosiddette, diciamo usando un linguaggio più semplice, pillola del giorno dopo e della cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo. Questi strumenti, questi prodotti chimici, farmacologici vengono assunti, secondo diciamo la dicitura tecnica, dopo un rapporto sessuale non protetto o non adeguatamente protetto. Qual è l'effetto di questa assunzione, di queste pillole, che poi se ci pensiamo il gesto è molto banale, è banalissimo. Si tratta di prendere un bicchiere d'acqua e assumere questa pasticchina come fosse una zigulì, come fosse una caramellina qualsiasi, e inghiottirla. Ma l'effetto potrebbe essere quello di una bomba atomica che distrugge un mondo. Perché se il concepimento è avvenuto, quindi se questo piccolissimo essere umano è stato chiamato alla vita comparendo dal nulla all'esistenza, ebbene questo piccolissimo essere umano viene distrutto. Non trovando casa, la bomba è scoppiata, viene automaticamente poi espulso. Quindi voi capite la tragicità e il dramma di questa cosa che sembra così banale, così innocua, ma io vi assicuro che innocua non è. E la sua non innocuità è legata anche al fatto che la proposta, la vendita, il commercio, le lobby che spingono alla diffusione di questi prodotti chimici sono accompagnati da una campagna menzognera, perché non ci dobbiamo mai dimenticare che la inimicizia nei confronti della vita umana è sempre legata alla bugia. Non si uccide senza mentire. Per uccidere bisogna mentire, cioè bisogna nascondere la verità, bisogna ingannare, bisogna censurare, bisogna far cadere una cortina di silenzio o di menzogna. E qui la menzogna sta proprio nella parola che viene adottata, contraccezione. Contraccezione. E l'idea che viene passata con molta forza è che si tratti di prodotti anti-ovulatori, quindi che impediscono l'ovulazione femminile. Ma in realtà, anche se questa è la parola d'ordine che sempre più frequentemente, sempre più spesso viene diffusa anche con arroganza, la verità è un'altra. Ci sono studi autorevoli e pareri autorevoli di organismi importanti che hanno invece detto il contrario. Mi riferisco per esempio al Comitato Nazionale per la Bioetica, che sull'argomento sin dal 2004 ha emanato un parere che porta la data del 28 maggio, in cui chiaramente si dice che l'effetto di questi prodotti, qualora il concepimento sia avvenuto, sia chiaro, deve essere avvenuto il concepimento, è un effetto antinidatorio, contragestativo, cioè un effetto che produce la distruzione per espulsione del piccolo essere umano appena concepito. Esiste un parere più recente del 2015, 10 marzo, dell'Istituto Superiore di Sanità che conferma questa valutazione scientifica. Esistono anche degli studi da parte di scienziati, me ne viene in mente uno pubblicato l'anno scorso a firma di 9 scienziati in una rivista di endocrinologia, che conferma questo risultato antinidatorio a concepimento avvenuto. Posso aggiungere anche altre cose, per esempio il nostro TAR, Tribunale Amministrativo del Lazio, appena uscì in commercio la pillola del giorno dopo, Norlevo, dichiarò
proprio su ricorso del Movimento per la Vita e del Forum delle Associazioni Familiari, dichiarò illegittimo il bugiardino, quindi il foglietto illustrativo di questo farmaco, perché ingannava gli utenti. Non c'era in questa sentenza una grande riflessione sul significato e sul valore della vita umana, però si disse che anche soltanto per onorare il diritto all'informazione, visto che oggi si parla tanto di consenso informato, era importante che gli utenti sapessero che quel prodotto poteva avere effetti sull'ovulo fecondato. Non ci fu neanche il coraggio di chiamarlo embrione umano o concepito, si parlò di ovulo fecondato, però voi vedete che in fondo, diciamo, questo effetto non è vero che non c'è, c'è. Questo vale sia per la pillola del giorno dopo e ovviamente ancor più per la pillola di 5 giorni dopo. Faccio notare che nel 2016 sono state vendute in Italia 404.000 confezioni di questi prodotti, di cosiddetta contraccezione di emergenza post-coitale. Si fa un gran parlare della legge 194 come legge che ha funzionato. Perché avrebbe funzionato? Perché ha diminuito gli aborti. Avrebbe diminuito gli aborti. Non è vero, è un'altra balla, è un'altra menzogna che deve essere smascherata. La legge 194, di cui ricorre, come sapete, a brevissimo, il 22 maggio, il 40° triste compleanno, non ha diminuito gli aborti. Non li ha diminuiti. Intanto perché si parla nelle relazioni ministeriali riguardanti gli aborti effettuati in base a questa legge soltanto del numero di aborti registrati ai sensi della 194, ma noi sappiamo che gli aborti non sono solo quelli fatti ai sensi della 194, esiste ancora uno zoccolo duro di cosiddetto aborto clandestino, che ora non è più clandestino ma è illegale, e soprattutto c'è questa grande diffusione di pillole del giorno dopo e di 5 giorni dopo. Poi dobbiamo fare i conti anche col crollo della natalità. Abbiamo sentito anche l'altra sera al telegiornale che l'Italia è il paese che ha raggiunto proprio a livello europeo la massima punta di crisi demografica, quindi non nascono più bambini, non solo, ma si fanno figli sempre più tardi, quindi con sempre maggiore difficoltà. Quindi se gli aborti sono diminuiti, se, mettiamoci il dubbio, alla luce anche di tutte queste pillole, di questa occulta abortività illegale, non è comunque merito della legge 194, non è merito di questa legge, ma è merito, e quindi grazie, permettetemi di dirlo, merito del Movimento per la Vita, che da 40 anni non si è rassegnato di fronte a questa gravissima ingiustizia. E accanto al Movimento per la Vita, dobbiamo dirlo, ci sono tantissime altre realtà, c'è un popolo della vita che in questi anni non si è arreso e che ha continuato a diffondere. Ora mi viene in mente l'onorevole Mantovano, che è anche un grande amico, anche il Centro Studi Livatino fa parte di questo popolo della vita, anche il segretariato sociale fa parte di questo popolo della vita, tutti noi, tutti voi facciamo parte di questo popolo della vita, se abbiamo a cuore la tutela e la difesa della vita umana quando è più povera, più debole, più indifesa, più ultima. Ecco, quindi è grazie a questo popolo che nel tempo, in questi 40 anni, la cultura della vita è andata avanti, c'è stata una maggiore sensibilizzazione e non c'è stata una resa, non c'è stata una rassegnazione. Quindi non è grazie alla 194 se gli aborti sono diminuiti, e ripeto, metto il se davanti, ma è grazie ad una cultura alternativa a quella della legge, perché la legge ha in realtà introdotto una mentalità di banalizzazione dell'aborto. Una volta diventato legale, una volta che diciamo ci sono delle strutture dello Stato a servizio gratuito di queste pratiche, voi capite che la mentalità che si è generata non è una mentalità a favore della vita nascente. E devo dire che appunto in questi 40 anni il tema della contraccezione d'emergenza, che è figlia
della cosiddetta RU486, che è il primo farmaco abortivo che è stato introdotto in Francia e poi diffuso in tutto il mondo dal 1988, ecco, in questi 40 anni il tema della contraccezione di emergenza è stato uno di quelli che maggiormente, citando il polso delle ombre, delle oscurità che sul tema della vita si sono andate addensando. E a questa posso aggiungere anche il tema dell'abortismo internazionale che sta corrompendo stati dell'America Latina come il Cile, il Perù, l'Argentina, che sono sempre stati a favore della vita umana nascente e della maternità durante la gravidanza, che invece cominciano a scricchiolare, cominciano a cedere sotto le pressioni di queste lobby abortiste. In Europa abbiamo l'Irlanda, che è stata un paese paladino della vita umana nascente, addirittura nella sua Costituzione ha scritto il diritto alla vita prima della nascita, e che oggi invece si trova di fronte ad una consultazione popolare che si terrà il 25 maggio e che chiede ai cittadini se estendere o meno la pratica dell'aborto, già introdotta lievemente con la legge del 2013. Ecco, ci sono tanti segnali di oscurità, tra questi appunto il tema della contraccezione d'emergenza. Ma ci sono anche tante luci. Io quando penso a questo panorama mi viene in mente Caravaggio, no? Michelangelo Gambrisi, questo grandissimo pittore italiano, celebre in tutto il mondo, che ha un suo modo di dipingere straordinario. E dipinge, praticamente sembra che non usi i colori, ma usi le zone di ombra, di oscurità e le zone di luce. E lui ha un quadro magnifico, l'Annunciazione, che si trova a Nancy in Francia, e al Museo delle Belle Arti. Se vi capita, anche su internet, datevelo a vedere, è magnifico, perché è un'annunciazione che ha una potenza enorme ed anche drammatico, un quadro drammatico, eppure si parla dell'inizio della vita umana, si parla dell'incarnazione di Gesù, ed è un gioco enorme di luce ed ombre. Io quando vedo quel quadro penso al panorama che abbiamo sulla vita umana oggi. Quindi tante ombre, tante oscurità, ma anche degli sprazzi intensissimi di luce, ed è a questi sprazzi di luce che noi dobbiamo guardare per andare avanti. Questi sprazzi di luce sono i 200.000 bambini nati perché salvati dall'aborto grazie ai centri di aiuto alla vita che in Italia operano dal 1975. Queste luci sono il coraggio delle mamme che nonostante tutto accettano i figli, perché guardate che la maternità è una cosa grande, è una cosa fantastica, perché ogni donna lo sa, ogni donna lo sa cosa vuol dire portare in grembo un figlio, sa i sacrifici che si fanno, sa come si modifica il proprio corpo, sa i disagi che possono avere, eppure si fa e lo facciamo con amore. Sa cosa vuol dire partorire? Dice che ci si dimentica, mica tanto. Quindi, e tutto questo perché lo facciamo? Lo facciamo per amore dei figli. Quindi nella maternità è impresso un segno grandioso, un segno che è il segno dell'amore, che è il segno di quello che dovrebbe essere proprio il senso della vita umana. E questo esiste nelle donne, anche se non è lucidamente espresso questo discorso, ma è nella natura femminile. E poi c'è anche una diffusa preferenza per la nascita, perché è vero che in questi anni la cultura della vita è cresciuta, nonostante tutto, e quindi insomma sembra di capire che in tante situazioni è meglio aiutare a nascere, è meglio far nascere i propri figli piuttosto che non farli nascere. Quindi tanti segnali positivi su cui ora non mi posso soffermare troppo. Ci sono anche pronunce di organismi importanti come il Comitato Nazionale per la Bioetica, che più volte ha riconosciuto che l'embrione umano è un essere umano a pieno titolo, è una persona, ha detto nel 1996. Ci sono anche delle pronunce della Corte Costituzionale Italiana che, nonostante tutto, vedete questo gioco di luce ed ombre, nonostante tutto ha detto che esiste un diritto alla vita del concepito, che l'embrione umano non è una cosa, per esempio, e a questo lo dobbiamo attaccarci per non sgomentarci, per dire che ce la si può fare, che nonostante tutto, nonostante tutte le ombre, nonostante tutte le luci, la vita vince e vincerà, anche se noi forse non vedremo questo risultato, perché non ci saremo, ma dobbiamo avere la consapevolezza di far parte di un percorso storico grandioso, grandioso. È lo stesso percorso storico che ha portato nei secoli a dire che i neri sono uguali ai bianchi, che le donne sono uguali agli uomini, che non esiste il razzismo, non ci deve essere il razzismo perché tutti gli esseri umani sono uguali. È lo stesso percorso storico che sta portando ancora oggi a chiedere l'abolizione della pena di morte. Ma perché? Perché tutto questo? Perché ogni essere umano è un valore immenso.
E non è un valore immenso perché fa, perché produce, perché appare, perché ha. È un valore immenso in sé e per sé, perché è portatore di una dignità umana, e queste sono parole non mie, ma che si trovano nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è sempre inerente ogni vita umana, inerente, cioè intrinseca, non si aggiunge, non si leva, non diminuisce, non si stacca, non è un vestito che si leva e si mette a seconda delle stagioni, è inerente. Se ci si ammala, la dignità umana non si ammala. Se si ha un handicap, la dignità umana non subisce handicap. Se si è piccini picciò come un embrione, come siamo stati ciascuno di noi appena concepiti nel grembo di nostra madre, la dignità umana non è piccola, è sempre grande. Per questo è uguale, inerente e uguale, perché si manifesta con la stessa intensità e con la stessa grandezza, con la stessa forza in ogni esistenza umana, dall'inizio, cioè nel concepimento, alla fine, cioè al termine naturale. Questa è la grandezza dell'impegno della vita. Ecco perché occuparsi, e chiudo, della vita nascente non significa occuparsi solo di un frammento, di un segmento, di qualcosa di insignificante, ma significa di occuparsi di un qualcosa che ci dà uno sguardo così intenso sul valore della nostra esistenza, che poi ci permette di stare accanto a chiunque. Perché difendere il bambino concepito e non ancora nato significa avere uno sguardo limpido che ci permette poi di vedere la dignità umana in ogni situazione di fragilità, di debolezza, di precarietà, di povertà. Ecco, questo è il messaggio che vi voglio lasciare. Ho un po' forse divagato, come vedete avevo un appunto ma non l'ho neanche guardato, e quindi voglio concludere sempre comunque con questo messaggio di speranza. Guardate l'annunciazione di Caravaggio e vedrete quanto è bella. Noi dobbiamo essere la parte che dà luce sempre. Grazie.